Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono GioPa17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo Let's Try! Vi do il benvenuto su questo nuovissimo titolo per Nintendo Switch che si chiama Little Racer. Se siete interessati ad acquistarlo lo potete comprare direttamente dal Nintendo eShop della vostra Nintendo Switch. Ma di che cosa parla questo titolo? Praticamente si ispira a un giocattolo molto famoso negli anni 90 e qui mi rivolgo soprattutto ai più grandi. Vi ricordate la pista per le macchinine radiocomandate? Ecco, Little Racer riprende proprio quel giocattolo. Questo è il menu principale di gioco, come potete vedere è presente una modalità campagna. Andando avanti non esiste una storia vera e propria, ma semplicemente avremo la possibilità di sbloccare nuovi veicoli e nuovi tracciati completando i vari obiettivi di gioco. Nella modalità sfida sono presenti tutti i tracciati esistenti all'interno di questo titolo e semplicemente dovremo cercare di arrivare davanti a tutti cercando di realizzare anche il giro record. Nella modalità festa invece avremo la possibilità di selezionare uno dei tracciati che abbiamo già sbloccato nella modalità campagna, scegliendo anche il numero di giri massimo, e naturalmente avremo la possibilità di giocare da soli contro l'IA oppure con altri tre amici. Nella galleria auto invece avrete la possibilità di dare un'occhiata a tutte le auto che avrete sbloccato nella modalità campagna. Ogni veicolo ha delle caratteristiche proprie. Come potete vedere, da veicolo a veicolo cambia la velocità, l'accelerazione e l'aderenza. Nella sezione traguardi sono presenti tutti i trofei che avete sbloccato completando i vari obiettivi di gioco. Vedete? Ed esiste anche un editor piste che andremo a vedere più avanti nel video. Gli sviluppatori praticamente ci hanno dato la possibilità di creare i nostri tracciati personalizzati. Allora direi di partire con la modalità campagna. Vi faccio vedere magari un tracciato che ho già sbloccato. Ok, direi che questo qua può andare bene. Vi faccio vedere subito come si gioca. È molto molto semplice. Prima della gara potete scegliere il veicolo che secondo voi è più adatto al tracciato su cui dovete correre e poi dovete premere semplicemente due tasti, ZL per accelerare e se lo lasciate andare il veicolo rallenterà per evitare di finire fuori pista, e ZR per cambiare corsia. Infatti sono presenti due corsie e su ogni corsia a volte sono presenti degli ostacoli da evitare. Ok, attenzione a non andare troppo forte, vedete, se no rischiate di andare fuori strada. Attenzione a non cambiare corsia quando dall'altra parte sono presenti altri veicoli. Diciamo che vince chi sbaglia di meno. Io consiglio di non tenere sempre premuto. Quelle macchie azzurre sono delle pozze d'acqua ghiacciate che potrebbero farci perdere aderenza. Ecco, vedete, ho sbagliato. Il verde viaggia, eh. Dobbiamo completare 5 giri. Speriamo sbagli ancora. Ah, attenzione che sono presenti a bordo pista degli Yeti che cercheranno di metterci i bastoni tra le ruote. Ultimo giro, ultimo giro. Sbaglia. Attenzione, sorpassino. Ah, mamma mia. Abbiamo vinto per un pelo, ragazzi, eh. E rieccoci qua. Allora, dopo avervi mostrato una gara, direi di andare a vedere l'editor piste. Con l'editor piste praticamente avrete la possibilità di creare il vostro tracciato. Selezioniamo naturalmente uno slot vuoto e possiamo scegliere un mondo per l'ambientazione: praterie poetiche, colline campestri, insenature innevate. Gli altri bisogna ancora sbloccarli sempre completando la modalità campagna. Direi di scegliere colline campestri. Qui vi mostrano i pulsanti che dovrete premere per piazzare i vari pezzi di tracciato. Adesso ne creo uno un po' a caso. Ok ragazzi, il tracciato è pronto, con Y possiamo decorare il tutto, guardate che bello, e possiamo testarlo. E voilà. Perfetto, vedete, ho già sbagliato, sono già andato fuori pista. Naturalmente non ho messo degli ostacoli. Gli ostacoli praticamente
cosa servono? Servono per fare in modo che i giocatori cambino corsia. Con questo veicolo non riesco a completare un giro senza uscire di pista. Vediamo se ce la faccio, eh. Dai che ce la faccio. Bisogna arrivare piano su quel salto. Non troppo piano, ma neanche troppo forte, se no si finisce fuori strada. Va bene, direi che come tracciato ci può stare. Purtroppo non si può condividere online e non si può giocare online con i propri amici. E vabbè, pazienza. Ok, ho piazzato qualche piccolo ostacolo. Sì, non tutti si possono piazzare ovunque. Allora, proviamo. Vedete, bisogna spostarsi perché sennò c'è il rischio di centrarli e finire fuori pista. Adesso mi sono dimenticato di decorare il tracciato, ma non vi preoccupate. Voilà, direi che ci può stare. Naturalmente poi per salvarlo dovete cliccare sul più, salva pista. Potete scrivere il nome che volete, salva pista. Pista salvata, perfetto. Va bene ragazzi, rieccoci qua. Più o meno vi ho dato un'infarinatura generale di questo titolo. Fatemi sapere magari nei commenti cosa ne pensate di Little Racer, se lo acquisterete oppure no. Secondo me può essere un ottimo party game con l'arrivo delle feste. Magari se qualcuno viene a trovarvi potete sfidarlo in gare all'ultimo sangue su questo videogame. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!